Ragazzi, buongiorno, ci stiamo preparando ad uscire oggi, come il meteo ha detto, ci tengo a sottolinearlo perché ci sta beccando sempre preciso. Piovigina. Quindi oggi avevamo pianificato le visite ai musei qua di New York. Vediamo un po' cosa succede oggi. Non sembra una pioggia torrenziale. Il meteo è uggioso, però le temperature si sono leggermente alzate. Adesso siamo intorno ai 0 gradi. Non è male, perché rispetto a ieri che ha fatto mediamente meno 8, insomma, dai. Procediamo qua in questa Brooklyn del lunedì mattina, che in realtà sembra molto meno viva di quello che mi aspettassi. Non c'è assolutamente nessuno in giro. È abbastanza presto ancora. Però qua a Brooklyn alcuni cavi elettrici sono veramente bassi. Fortunatamente questi sono ai lati delle strade. Tutto il mondo è paese per il cavo elettrico nelle Americhe. Sono sempre un sacco di lucchetti appesi alle ringhiere, ai cancelli, ai portoni. E tra l'altro sono stra-enormi. C'è un topino che se la scialla lì tra i binari della metropolitana. Ragazzi, siamo usciti dalla metropolitana. A me piace tantissimo viaggiare sui mezzi pubblici. E vabbè, la metropolitana di New York è veramente qualcosa di incredibile. Ripassiamo un po' di fianco ai nostri tombini fumanti e anche di fianco a questi tubi fumanti, che sono delle prolunghe dei tombini che sono posizionate sopra gli sfiati. In questa stagione fuma tutto qua, fuma veramente tutto. Stiamo andando al Metropolitan Museum. C'è questa pioggerellina ancora insistente. Cammina, cammina. Siamo arrivati intanto a Central Park, il panorama invernale di Central Park. Qua si scivola sempre un pochino, bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi. Ragazzi, siamo arrivati davanti al Metropolitan Museum e io non posso non notare le scale che fumano, perché sono riscaldate e viceversa sarebbe veramente pericolosissimo, credo, salirci. Pazzesco! L'edificio da fuori è veramente pazzesco! Bello grande. Ok, siamo già entrati dentro questa che è la grande sala di questo che viene considerato il museo d'arte più grande dell'emisfero occidentale. La prima cosa che vogliamo andare a vedere è la parte egizia, che è molto famosa e molto importante all'interno di questo museo. Vediamo subito che qua non mancano delle mummie egizie. Continuando a camminare attraverso le stanze dedicate alla parte egizia, arriviamo qui, in questa ricostruzione del tempio di Dendur. Ricostruzione con pezzi originali. Questo è il tempio che è stato portato qui dopo che in Egitto è stata costruita la diga di Aswan. L'Egitto ha donato questo tempio a questo museo, che ha costruito questo padiglione apposta. Ed è stato riposizionato proprio come si trovava in Egitto. Ed eccolo qua, il tempio, questa volta in Egitto, nel 1960. Il tempio è arrivato qui perché nel 1960 l'Egitto ha chiesto aiuto all'UNESCO per salvare questa importante testimonianza del passato. E naturalmente non poteva mancare anche una sfinge. Questa sfinge è stata fatta in onore della prima donna sovrano d'Egitto, quindi è un pezzo assolutamente importantissimo. E adesso, dopo questo passaggio nell'antico Egitto, andiamo a visitare un altro padiglione interessante, dove sono raccolte un sacco di armature ed armi medievali. Armi e armature di tutto il mondo. C'è anche la spada di Ettore Anzo. Credo che la cosa più incredibile di questo museo, passando da un'ala all'altra, sia la ricostruzione
abbastanza attenta, fatta con pezzi originali. Qui ci troviamo all'interno di questa stanza dove è stato ricostruito questo patio spagnolo con pezzi del 1500. Questo patio è stato venduto dal proprietario dell'abitazione che lo conteneva nel 1900, dopo che era rimasto in stato di abbandono per tantissimo tempo, ed è stato venduto a un newyorkese che l'aveva messo in casa sua. Dopodiché negli anni 40 è stato rivenduto e alla fine è arrivato qua. Tra l'altro ci sono anche delle statue italiane, tutti marmi bianchi del 1500, colonnati e balconi. Manca solo il cielo, dovremmo metterci il cielo. Ma adesso qua ci facciamo un po' le scale e andiamo al piano superiore a vedere un po' dei tanti dipinti che sono contenuti in questo museo, alcuni famosissimi. Naturalmente qua e là non mancano le targhe commemorative delle persone che hanno contribuito a sostenere questo museo economicamente. D'altronde qua negli Stati Uniti siamo abituati a queste cose e pensate che qui a New York te puoi comprare una placca da applicare dietro una panchina di Central Park. Chilometri e chilometri di gallerie, di sale dove sono esposti quadri di tutte le epoche. Noi ci stiamo spostando verso la parte impressionista. Ed eccolo qua, uno dei quadri più importanti, Vincent Van Gogh. Non mancano un sacco di opere di Picasso. Questa, ad esempio, ragazzi, è la facciata di una delle sedi della Banca degli Stati Uniti, che è stata demolita nel 1915, ma la facciata è stata recuperata ed è stata reinstallata qui. Pazzesco. Wow, pronti a raffreddarci ancora un po', dentro faceva veramente caldo. E guarda cosa c'è qua fuori, il banchetto degli hot dog. Quasi lo proverei. Salutiamo il museo e ora, se comunque è fatta una certa, quindi dobbiamo mangiare. Ma dobbiamo camminare praticamente per metà Central Park, che è bello lungo, ed arrivare nei pressi del prossimo museo che vorremmo andare a visitare, ovvero il MoMA. Poi lo faremo a piedi, un po' col bus, vediamo un po' cosa conviene. Quello là in fondo dovrebbe essere il nostro bus. Il tesserozzo di una settimana con la metropolitana e i bus è tanta roba, fondamentale, veramente fondamentale. Assolutamente, le distanze qua sono veramente importanti. Adesso dobbiamo decidere cosa mangiare. Stavamo cercando la cosa más barata che se puede comer aquí en Nueva York. Ed eccoci qua, quinta strada, ora cerchiamo il cibo. Questa ragazzi è la Trump Tower, uno dei tanti edifici di Trump, dove però pare che qui lui abbia anche un appartamento e dove viene ogni tanto. Naturalmente qua sulla quinta strada non possiamo trovare il nostro cibo baratto, quindi prima di andare al museo ci defiliamo un attimo nelle retrovie. Andiamo verso la nona strada. Anche le giornate nuvolose però sono affascinanti qua a Manhattan. Guardate la vetta di quel grattacielo che sta per venire ricoperta. Secondo me se le nuvole si abbassano rischi di non vedere i piani superiori dei grattacieli. Bisogna anche attraversare un po' il traffico di New York, un po' più intenso qua sulla sesta. Eccoli qua ragazzi, gli Halal Guys. Qui costa muy poco. Due sandwich falafel ci stanno proprio a New York. Ce lo mangiamo qua sotto il grattacielo e ce lo godiamo tutto questo falafel sandwich. Thank you. Ci prendiamo le two can che abbiamo pagato. Coca? One. Questo va mangiato qua sotto col nebbium. Wow! È enorme! È una pizza gigante! Buon appetito! Bene, dopo questa importante mangiata, probabilmente non proprio la più baratta che potevamo trovare qua a New York, faremo di meglio. Questo panozzo costava $6, non proprio pochissimo, però era veramente buono, veramente buono. Andiamo al MoMA, che sta proprio qua, a chi? Adesso iniziamo la procedura di ingresso. Ci sono sempre un sacco di controlli. Non ti fanno entrare con lo zaino, non ti fanno entrare col tripod, devi tenerlo davanti, non devi camminare con una certa velocità. Militarizzato l'accesso qui al MoMA, vediamo dentro. Che giornata di musei, ragazzi. E ragazzi, qua ci sono un po' di libri, tra cui questo, che vi piacerebbero più avere.
questo ce l'avevo. Io sono un grande fan dei murales di Keith Haring e di tutte le sue opere in generale. No, guardate che bello questa Polaroid. E qua ragazzi ci sono pure dei tavoli dove ti puoi sedere a lavorare, non puoi mangiare, però puoi ricaricare il cellulare. Oh, fantastico, c'è pure un elicottero qua dentro. Ragazzi, un'opera d'arte magnifica, lo scontrino del Walmart fatto a tappeto e del Walmart, tra l'altro, messicano. Alla fine mi hanno detto che non era poi così grande, ma non è mica tanto vero. C'è da camminare anche qua. E qui ragazzi un altro dei quadri più famosi di Van Gogh, La notte stellata. Sfortunatamente in questo momento nessuna opera di Keith Haring esposta. Devo tornare. Ma è arrivato il momento di riprendere la metropolitana e tornare a casa. Abbiamo passato tutto il giorno dentro musei. Ora siamo stanchissimi, dobbiamo andare a riposarci. Ragazzi, nuova giornata qui a New York. Eccoci qui a Van Alley, il nostro marciapiede da cui siamo parcheggiati da 4 giorni ormai. E devo dire che si sta veramente benissimo, la notte si dorme veramente in modo spettacolare. Guardate laggiù la skyline di Manhattan, mentre da questa parte abbiamo Brooklyn. Qui davanti c'è un parco che stanno rifacendo. Venire fuori una cosa bella quando avranno finito. Non vedo molti lavori in corso adesso, va. Vediamo un po' che succede di qua. C'è solo qualcuno che sta facendosi una corsetta. Ci stiamo abituando a questo murales qua di fronte. I vicini sono più o meno sempre gli stessi. Ragazzi, oggi il meteo è spettacolare. Torneremo a Manhattan perché dobbiamo visitare ancora un sacco di cose, tra cui andare veramente nella parte più bassa della città. Poi, non lo so se sarà per oggi o meno, però ho lo zaino pieno di tutta la mia attrezzatura fotografica. E qui ragazzi a New York ci sono un po' due negozi che sono un po' la mecca per i fotografi. Vorrei andare a fare un giro e vedere se riesco a vendere le mie cose, perché tanto non le uso e quindi voglio passare eventualmente a un altro kit. Farò questa cosa solamente se riesco a vendere tutta la mia roba, perché sennò non posso investire altri soldi. Ma vedremo, è una cosa in divenire. Nel frattempo andiamo verso il centro. Questa mattina, tra l'altro, ancora più presto del solito. Questa mattina stiamo provando a fare un itinerario un po' diverso. Vogliamo provare a prendere il metro traghetto. Praticamente qua davanti c'è il molo dove si può prendere il traghettozzo che volevamo prendere il primo giorno, ma poi abbiamo visto gli orari non erano proprio comodi. C'è un sacco di gente che corre la mattina qui, ma veramente tanti. E siamo arrivati al molo dove l'altro giorno c'era un vento che ti portava via. Questa mattina la situazione è molto migliorata. Andiamo sul molo. Che vista ragazzi, che vista bellissimo da qua, mamma mia. Si muove il pontile, è mosso il fiume, si muove tutto qua. Ragazzi, noi siamo a North Williamsburg, adesso prendiamo il traghettozzo che ci porterà qui a Wall Street, dove c'è tutto l'intercambio, si fermano tutti lì più o meno. Però guardate quanti giri puoi fare con la metropolitana su traghetto. Nel frattempo sta passando pure l'elicotterozzo. Qui ragazzi però bisogna fare il biglietto apposta e ci vuole la app per il biglietto. Vediamo se riusciamo a comprarlo prima che arriva, perché c'è scritto che è required before mount. Compramos, autenticazione.
incredibile. Devo dire che l'app è veramente stra top. In un attimo abbiamo attivato due biglietti in un unico ticket scannabile. E quindi ora si parte. Andiamo a Wall Street in barca. Ciugo, vecchio. Ciugo ahead, ciugo ahead. Passando a fianco una nave e un altro traghetto anche. Ma sicuramente tutti voi riconoscete il ponte di Brooklyn sotto cui stiamo passando tra poco. Fa diverse fermate. Adesso ci siamo fermati a Dumbo, che è proprio sotto il ponte di Brooklyn. Guardate che vista strepitosa. Ci sono dei grattacieli veramente costruiti in spazi dove probabilmente prima c'era un monolocale. Sfruttare ogni centimetro quadrato. Ed eccoci arrivati a Wall Street, o meglio, al molo di Wall Street. Ci abbiamo già un po' dei palazzoni qua sulla testa. Una super strada. Violetta. Violetta sotto. Ed eccoci qua all'inizio, al 120 di Wall Street. Effettivamente sembra di camminare tra muri proprio. Mamma mia, sono vicinissimi l'uno con l'altro. Però Wall Street mi sembra privilegiato perché il sole ci entra proprio dentro e te la illumina tutta. Che spettacolo! Almeno a quest'ora. Dove sono i colletti bianchi qua? Cheesesteak and more. Vedo sempre queste cose. Sbam! Grattacieli uno di fronte all'altro con un altro che sbam! Ti chiude la visuale e ti toglie il sole. Camminiamo in direzione nord per andare a visitare una delle caserme più famose della storia del cinema. Una delle caserme più famose del mondo. Caserma dei Vigili del Fuoco, e avrete già capito. Qualcosa mi dice che siamo quasi arrivati. Oh, eccoci qua. Ragazzi, eccoci qua. Davanti alla stazione headquarter dei Ghostbusters. Fantastico. E comunque è una stazione dei pompieri ancora in uso, eh. La caserma dei Ghostbusters. E comunque ragazzi, qua ci sono anche i souvenir, le magliette dei pompieri dei Ghostbusters. E non so se questi sono dei reperti del film o qualcosa che hanno salvato durante i lavori proprio da vigili del fuoco. Ragazzi, ma siamo venuti a visitare la caserma dei Ghostbusters in un momentaccio. Uno dei pompieri si è fatto male a un piede, lo stanno portando via in barella. Però niente di grave sembra, sta bene. I Ghostbusters! D'altronde c'è l'ambulanza davanti, ma anche la macchina dei Ghostbusters era un'ambulanza. Quindi mi sembra appropriato. Oggettivamente non è che posso dire che proprio tutti i grattacieli sono belli. Quello lì non mi piace per niente. Quell'altro piacevole, divertente. Però ragazzi, noi facciamo video su YouTube, facciamo dei vlog, e chiunque abbia fatto un vlog perlomeno nella sua vita e l'ha pubblicato su YouTube, quasi certamente l'ha fatto un pochino ispirandosi a un personaggio che aveva il suo studio qua vicino. Ce l'ha ancora, adesso si è trasferito. Un personaggio che sicuramente conoscerete, Casey Neistat. Andiamo a vedere il suo studio da fuori, perché è un simbolo di YouTube. E qui a Downtown Manhattan ci sono degli edifici veramente strani.
E tra l'altro un aneddoto che noi non abbiamo mai potuto raccontare nei nostri video, perché ancora non li facevamo. Ma se noi siamo stati in qualche modo ispirati a fare dei video da pubblicare poi su YouTube, lo dobbiamo a due ragazzi che abbiamo conosciuto in Marocco, che erano stati qua a loro volta ispirati da Kesineistat. Intanto qua stanno a fare un sacco di lavori, è meglio che ci spostiamo. Qua mi sembra tutto un po' più sgarruppato, Downtown Manhattan. Pure là i trabagadores. Eccoci qua, certamente se avete visto un suo video riconoscerete questo edificio, le finestre dello studio di Casey Neistat, lì. Noi ci trovavamo qua in questa zona, quindi ci siamo venuti, è divertente essere qua su YouTube ed essere di fronte allo studio di probabilmente uno dei più famosi YouTuber. Adesso però proseguiamo, vamos! Sirene sempre. Ma siamo venuti qui a Downtown anche perché qui vicino lavora il nostro amico Alessandro. E quindi oggi è una grande giornata perché Alessandro è un hairstylist. E quindi mi taglierai i capelli. Non avrò più il taglio di Simone. Siamo venuti qui per fare questa cosa e quindi vamos a ver, e magari se mi dà qualche consiglio su come tagliare in futuro by myself i capelli a Lucia. Mi piacerebbe imparare. E intanto siamo a Soho. Che chitarrazze qui da Rudy Music. Bellissima anche qui le vie di Soho, con questi palazzi che sono decisamente diversi rispetto alla parte un po' più a nord di Manhattan. Tantissime scale antincendio, delle finestre che ci sembrano più abitazioni normali. È tutto un po' più a misura d'uomo qua, per modo di dire, a misura d'uomo. Quartiere completamente differente di Manhattan, guardate anche la pavimentazione delle strade. Qui a Soho comunque ci sono delle macchine decorate in modo strano, artistico come minimo, è un quartiere di artisti. Io la prima volta che sono venuto qua ho detto, ma Soho non sta a Londra, io mi ricordavo il quartiere di Londra, Soho. E in realtà ho scoperto che non c'entrano niente l'uno con l'altro, c'è anche qua perché qui è il quartiere che si trova a sud della Houston Street, South Houston. È un quartiere che è stato costruito con un'urbanizzazione particolare che però non c'entra nulla col quartiere di Londra, ma proprio nada. Il palazzo dove lavora Alessandro dovrebbe essere questo. Comunque qua c'è anche Dream Hive, che è uno studio di meditazione, e giustamente dice di non citofonare perché se stanno meditando. Ammazza che scale! Sono quelle di Amsterdam. Sono quelle di Amsterdam, non per niente qui ci sono stati tanti olandesi. Sembra di essere ad Amsterdam. Eccoci qua, Alessandro già si stava mettendo a lavorare e non abbiamo fatto neanche in tempo a salutarlo. Buongiorno a tutti, siamo qua finalmente, si fa quello che avevamo detto. Però mi devi dare anche due consigli, cioè due si fa così cos'ha. Due dritte per te? Esatto. Ho già preparato tutto. Io mi siedo qua e rubo i trucchi del mestiere. Come ti sembra? Vi piace il mio angolo? Fantastico, fantastico. Non è male, no? Come vedete ne ho molto bisogno. Per me fare il mio lavoro vuol dire incorniciare il viso delle clienti con la miglior cornice e i migliori volumi. Tagliamo tutti i capelli alla nostra Lucia. Che noi italiani, ricordiamo, siamo i migliori. Tutta questa parte qua se ne deve andare. Non mi sbilancio perché ve lo faccio vedere dopo e andrò a leggere tutti i commenti che avete per questo nuovo taglio di Lucia. Siamo a metà del processo, ragazzi. E poi facciamo viola. Ma hai avuto un taglio così bello? Non è vero, ti vedo sempre bellissimo quando mettete, sì. Quando siete su Valentino, soprattutto quando i finestrini sono aperti che c'è tutta questa bufera di aria che gira. Non potevamo non fare anche il mio prossimo. Diciamo tagli andati proprio, nuovi. Che io questo lavoro che sto facendo così, tu lo puoi fare, diciamo, anche a forbici. Come vi sembra questo nuovo Simone? Guardatelo qua, il nuovo Lucia, Simone. Luci, prendi appunti. Ma dopo i capelli non poteva mancare la barba.
guardate che omino. Sei nuovo praticamente. No. Un'altra roba, da quando te li taglio io. No, questo non è vero, anche Lucia fa dei lavori stupendi. Non mi posso lamentare. Eravamo qua perché no. Ragazzi, che taglio. Non credo che lo vedrete mai più sul nostro canale, però. Grazie. È un piacere. E adesso andiamo a mangiare. Yeah! Ciclista, pedalata assistita, tipico newyorkese proprio. Facciano un temerario perché la uso anche d'inverno, ovviamente non quando piove troppo, nevica. Che palazzi! Noi andiamo a mangiare da cazzo! Dove si mangia il miglior pastrami di tutto il mondo, o perlomeno di New York, quanto dice Alessandro. Ah, ragazzi, siamo fortunati che siamo in settimana, perché qua il weekend c'è la fila da qua per 2 o 3 blocchi. Fame! Ragazzi, che posto spettacolare! Praticamente ci sono tanti corridoi, cutter 6, cutter 4, cutter 5. C'hai davanti il tuo salumiere, il tuo preparatore personale, che ti prepara il piattozzo di pastrami. Lo fa anche assaggiare. Italia. Cioè, ragazzi, si scioglie in bocca. Io di questo ne potrei mangiare a chili. Guardate quante persone lavorano. Wow, ragazzi, guardate quanto sono grossi i panini. Thank you. Che opera d'arte del panino. Abbiamo capito un po' la storia di questo posto. È aperto dal 1888. È un'istituzione. Allora, intanto si prende un pezzettino del cetriolo. Parti da quella roba facile. Un po' alla volta. E poi ci provi, così come viene. Mi preparo un po' di... Cioè, uno strato impressionante. Si scioglie in bocca. Si scioglie in bocca. È devastante. È buonissimo. Bene, ragazzi, abbiamo salutato Alessandro. Ci rivedremo, quindi un saluto temporaneo. Adesso ci spostiamo perché io ho qua il mio zaino con tutta la roba fotografica e vediamo se riusciamo a fare un affare. Vediamo un po'. Comunque, raga, mi pare in generale nella metropolitana c'è una basura. Cioè... tantissime fermate metropolitane, c'è la musica dal vivo. Nel frattempo siamo finiti sotto queste due torri veramente pazzesche, bombate. Questo è il negozio dove voglio provare a vendere la mia roba. È enorme, hanno de todo. Questo negozio naturalmente vende online e qua c'è tutta la catena di spostamento della merce che viene comprata online. È una roba incredibile. Sono stati velocissimi, devo dire che la quotazione è stata più che valida, lo sapevo che qua poteva essere il posto giusto dove vendere. E tra l'altro, avendo fatto questa cosa, non pagherò le tasse sulla cosa nuova che vado a comprare adesso. Quindi c'è un duplice risparmio, risparmierò meno il 15% di tasse. Bene, ragazzi, abbiamo fatto tutto, ci è voluto un botto, ma siccome ho comprato roba usata e quindi la roba usata la devo venire a ritirare domani mattina. Speriamo di fare delle buone fotografie adesso. Che vedrete presto.